È giallo sul futuro dell'ospedale civile di Agropoli. Il PSAUT avanzato proposto da Squillande sembra sia svanito in una nuvola di fumo. Alle 12 di questa mattina presso il nosocomio agropolese è giunto il fax che dispone la chiusura del pronto soccorso e la riconversione della struttura in un semplice punto di primo soccorso con a disposizione 3 ambulanze a partire da domani mattina alle 8. Al momento quindi nessuna notizia del reparto di radiologia, del laboratorio di analisi, di 10 posti letto per ricoveri giornalieri previsti nel PSAUT che l'ASL Salerno aveva previsto di potenziare almeno fino al 15 settembre. Di fatto l'ospedale chiude, non ci saranno più reparti aperti nel pronto soccorso, solo 3 ambulanze con il compito di stabilizzare la paziente e trasferirlo in altre strutture. Se non dovessero esserci cambiamenti nelle prossime ore, il provvedimento dell'ASL Salerno rappresenterebbe una mortificazione senza precedenti per la città di Agropoli. Ma la battaglia in difesa dell'ospedale continua. Il primo cittadino, Franco Alfieri, ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza della TAR Campania. Le notizie giunte immediatamente dopo l'incontro tra Morlacco e Squillande, anche da parte della segreteria del presidente Caldore, erano di tutt'altro genere e natura. Si parlava di un rinvio a settembre, di un tavolo tecnico che dovesse poi mettere in campo una soluzione condivisa. L'ANSA quindi giunge come un gelo. Rispetto comunque a una soddisfazione, ovviamente non una soluzione del problema, perché un rinvio non è che risolve il problema, però insomma almeno ci metteva nella possibilità e nella tranquillità di superare un'estate in maniera serena. E invece mi pare che la pervicacia del direttore generale superi tutti gli impegni, superi tutti i buoni propositi anche del presidente Caldoro, perché è un modo per salvare la faccia, nel senso non è un passo indietro e non è un passo in avanti, è un qualche cosa che va a metà, un qualche cosa che non è codificato, che non è previsto da nessuna norma, insomma aumenta soltanto un minimo di assistenza, ma probabilmente quel minimo di aumento potrebbe mettere addirittura più in pericolo che altro chi giunge ad Agropoli, perché poi non trova in realtà la risposta all'emergenza urgenza. Questo significa che la protesta continuerà? Ma innanzitutto io ho dato immediatamente mandato già ieri pomeriggio ai nostri avvocati di notificare il ricorso in appello al Consiglio di Stato, cosa che è stata fatta stamattina, e domani mattina presenteremo richiesta per ottenere un decreto che sospende il provvedimento che già è stato insomma oggetto di giudizio dinanzi al TAR di Napoli. Quindi ci auguriamo che domani mattina ci sia una ordinanza di sospensivo, un decreto che sospende in audita altra parte il provvedimento di Squillante, per rimettere un po' insomma in gioco il tutto, e poi dopo domani decideremo anche la prosecuzione delle proteste, perché insomma un uomo che nelle istituzioni da tanto tempo vuole e si ostina a credere nelle istituzioni, credo nella buona fede del presidente Caldoro, però noi giudichiamo dei fatti. I fatti sono che ritorniamo a 3 mesi fa, quando comunque le condizioni che avevano fatto emanare il decreto 49 sono totalmente mutate, cioè il decreto 49 e la legge 16 sono state poste per fare economie e per mettere i conti in ordine. Mi pare che dalla stampa e anche da porta a porta e da atti ufficiali i conti dell'ASL sono stati messi in ordine, ma al di là dei debiti pregressi, quindi le condizioni economiche per le misure previste nel 49 non ci sono più, però si insiste nel voler pervicacemente chiudere un ospedale che è inutile a parlarne, a tutti gli elementi, a tutte le necessità e tutta la serietà per essere aperto come pronto soccorso attivo.